è prima di tutto un gioco, impegno, cura, come facevamo da bambini, e quindi con quel trasporto, con quella capacità di stare dentro il gioco, cura, molta cura, tanta cura di quella parte di noi stessi che non è abituata a pensare, a giudicare continuamente quello che facciamo, sa come stare nell'adesso. Nel momento presente, fatica, no sofferenza. Ci capitano dei giorni in cui ci svegliamo e ci sembra di aver capito tutto. Ora lui ci spiega tutto, lui ci spiega tutto, lui, bravo, bravo, bravo. Credo che quei momenti di illuminazione siano momenti nei quali noi riusciamo ad affrancarci dai nostri pensieri. Non siamo i nostri pensieri. Noi siamo lo spazio all'interno del quale accadono questi pensieri. Cura. Passione. Ci serve solamente un luogo, uno spazio, appunto, di non dover continuamente essere lì a giudicarci. La stessa cosa accade nella mente di un attore, delle parole che hanno bisogno di essere messe in vita, vere, hanno bisogno di muoversi secondo il flusso e la danza della vita, che accade in quel momento lì. Di quel divertimento accade in un gruppo di persone e sospendendo la presenza in un mondo che ha le sue regole, attiviamo la presenza in un mondo che ha altre regole. Non comprendiamo pienamente, ma capiamo che ci sono, che le parole escono e che escono in una maniera diversa dal solito. Ma abbiamo talmente tanto spazio al nuovo, non conosciamo, che non possiamo prevedere, accoglienza. Sperimentare questo significa sperimentare la libertà. Bellezza significa capire che il palco ci può liberare. Oh, risate!